Buongiorno amici del canale, oggi vedremo come salvare delle vecchie sedie. Faremo un restyling molto interessante, non sarò da sola, ci sarà una valida aiutante. Sono con la mia amica Marianna De Micheli. Ciao amici del canale, anche io ormai ho preso questo motto. Sono davvero felice di essere qui. Elisa mi ha invitato perché io l'ho conosciuta, perché siccome sono molto 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 pigra, ho conosciuto Magic Paint perché volevo dipingere delle cose ma non c'avevo proprio voglia di scartavetrare e fare niente. Bravissima. E quindi ho conosciuto le loro pitture per questo motivo e grazie di avermi invitato. E ora ti metto all'opera. Assolutamente. Sì. E partiamo da una delle cose più difficili da colorare, salvare, perché uno dice va, partiamo dalla sedia, ma la sedia è piena di insidie, perché vedrete partendo al contrario quante eventuali colature, quanti problemi può creare una semplice sedia. Mi raccomando, Marianna De Micheli ha un bellissimo canale YouTube, cercatela, perché non è solo bella, sicuramente voi vi ricorderete cosa ha fatto negli anni, lei era la cattivissima di... Super cattiva, di 100 vetrine. Era Carol, e io l'adoravo perché era bellissima, molto elegante, sempre con quella schiena perfettamente sempre dritta, sì. Regale. L'ho sempre seguita, dipingere. Perché io sono sempre molto molto coricata quando coloro, loro le vedono tutte. Quindi divertitevi con noi, ma mi raccomando però non perdete d'occhio il pennello, perché è importantissimo sulla sedia essere precise e non fare colature. Anche perché io voglio imparare tutto, perché voglio diventare una brick girl e importare tutto quello che mi insegni e poi fare tutte le cose sulla mia barca a vela. Esatto, dove perché vado? Come vi dicevo prima, non è solo bella, ma lei ha una barca a vela e fa dei giri pazzeschi, cioè ogni tanto chiedo e cerco di capire dove va, però d'estate... Sono in mezzo al mare. Partiamo. Ho deciso di partire con lo stencil direttamente sulla seduta. Pendo dal tuo pennello. Ok. Ragazzi, non è facile perché questa sedia non è perfettamente dritta, è leggermente concava. Quindi la nostra abilità sta nel fare uno stencil e sbavare il meno possibile. Lo faremo con la pasta materica. Si chiama Materic Cream perché è proprio una crema materica. Cosa vuol dire? Che darà una superficie un pochettino più spessa al nostro stencil, in modo che il passaggio che faremo dopo sarà ancora più bello e più di effetto. Perché? Perché poi andremo a colorare e faremo uscire lo stencil color bianco, perché la pasta materica è bianca e non la tingiamo, con una leggera grattatina uscirà dal colore che daremo dopo. E quindi è un bellissimo passaggio, un bellissimo effetto. Su questa sedia lo faccio io, attenzione che poi qua lo fai te. Ok? Aia, ok. Fate attenzione, mi raccomando. Io parto sempre mettendo un goccino di pasta sul bordino dello stencil. Attenzione che lo stencil materico fatto su questo mandala, che è molto molto laborioso, prenderà un po' di pasta, quindi mettiamone un pochettino di più, okay? Ok? Avete due alternative, spatolina belle arti o la spatolina classica gialla flessibile. Dito no. Ma in questo momento vedo di no. Io le uso un sacco perché mettiamo le cere metalliche a dito. In questo caso secondo me è meglio dare più superficie, più spessore con una spatolina. Allora, dove passate con la spatola dovete tenere basso lo stencil. Consiglio personale, non ripassate dove siete già passati. Ah, perché? Perché rischi di smuovere lo stencil e fare sbavature antistetiche. Infatti è quello che uno pensa, ma se si sposta un po' lo stencil... Esatto, potrebbe fare sbavature, però è facile comunque perché questo qua è uno stencil messo appositamente sotto il colore. Quindi okay. Che vuol dire? Che dopo noi lo coloriamo e se c'è un'eventuale sbavaturina si copre. Quindi anche per le persone meno esperte che non hanno mai fatto stencil o che si approcciano per la prima volta al mondo del restyling, sappiate che uno stencil messo sotto al colore sembrerà un errore studiato. Poi comunque tu l'hai bloccato con lo scotch. Sì, lo facciamo sempre e lo facciamo solo da un punto. Quindi mi raccomando, non bloccatelo sui quattro lati. Perché? Perché altrimenti poi dopo potresti prima di tutto rovinarlo mentre lo togli. Perché tu vai a togliere lo stencil e potresti eventualmente fare qualche gaffe rovinandolo, sporcandolo. Ok. E soprattutto perché non serve. Ora, come vedete sono passata una volta dappertutto. E non vado a schiacciare ancora, lo tolgo,
Se dovesse avere qualche sbavaturina, come vi ho detto prima, non vi preoccupate, perché colorando e poi grattando non ci saranno problemi. Oh, ecco qua, a posto. Wow, perfetto. Qualche sbavaturina c'è, però è proprio la difficoltà di fare uno stencil su una superficie che non è completamente piatta, piana. Non ti preoccupare però, perché come ti ho detto prima, è proprio la tecnica che utilizzo quando si colora sopra e poi si va a levigare. Ok. Non si vedrà assolutamente nessun difetto. Quindi adesso tocca a me. Tocca a te. Adesso è la prestazione. Calda le mani. Bravissima. Come andrà? Sarà un successo. Lo so. Allora, lo stencil mette un po' di ansia, è normale, ma in tutti, anche nei miei primi stencil ho avuto ansia. Perché? Perché è una cosa nuova, particolare, e si è sempre paura di sbagliare, ma... alla fin fine, sì, ancora un po', sì. Alla fin fine che può capitare, ma il che vada è venuto male e si lava tutto e si rifà, dov'è il problema, no? L'ho voluta fare apposta questa tecnica su questa sedia storta, okay. Proprio perché? Perché poi ci coloriamo sopra, carteggiamo, e se viene qualche sbavaturina non capita nulla perché la nascondiamo, quindi è un'ottima tecnica da usare su superfici non piane. Allora io vado, eh? Come on! Bravissima! Lei mi ha ascoltato perché, vedete, passa una volta e poi non si passa più, non si fa avanti e indietro, una volta. Brava. Bravissima. La senti sotto la paletta? Sì. Brava. Questo è il trucco, sentire dove la spalmi. Bravissima. Queste sono proprio le difficoltà che potete incontrare voi a casa da soli quando fate lo stencil per la prima volta. Quindi questa giornata per me è importantissima, perché? Perché vi faccio veramente vedere com'è dal vivo quando magari lo fa una persona che può essere la prima volta che si approccia al restyling. Respira Marianna, respira. Come vedete io ho messo il nastro carta solo da un punto, ed è importante, in modo che lo stencil possa essere flessibile. Potete anche pensare di non farlo tutto preciso perfetto, ma lasciare qualche pezzo magari non ricalcato appositamente, in modo che sembri quasi un vecchio stucco su una parete usurato. Se succederà è perché l'ho fatto apposta. Ok. Ti metto ancora un po' di pasta? Sì, eh? Sì. Grazie. Ok. Perché te la metto qua? Così almeno la prendo facilmente. Sì. Vuoi venire da mia parte? No, non so. Guarda, te la metto di qua e tu puoi venire dalla mia parte, così almeno sei più libera con le tue mani. No, ma aspetta, qui adesso faccio magari di qua, okay. da questa. Bravissima. Te ne carico un po', te ne carico una bella piena, così. Mi sto mettendo troppo poco? No, così almeno fai meno fatica, guarda, te la carico così, bella piena. Così fai una bella passata e ti togli un bel problema. Perfetto, buona la prima, bravissima, perfetto, una bella passata carica. Ora ci sarà qualche sbavatura. Questo qui? Noi abbiamo spostato, questo è il problema. Ci sarà qualche sbavatura, però se non ci piace possiamo lavare e rifarlo. Sì. Proviamo? Sì. Vai. Cosa mi dici? Diciamo che qui è molto bello. Bello, è vero. E il resto fa un po'... Ma ne facciamo vedere da casa invece come può venire uno stencil quando si ha una bella superficie piatta? Ok. Così vedete anche la differenza, perché... Non voglio impaurirvi, quindi se una persona poco esperta vuole fare uno stencil classico su una superficie piatta, è facilissimo. Vado a prendere l'altra sedia. Solo qui è venuto proprio male, sì, male, male. Ma noi lo aggiustiamo. Bene, male. Noi lo aggiustiamo adesso. Aspetta che ti prendo un'altra sedia. E poi era voluto, eh. Ah. Prendiamo il nostro stencil. Sarebbe da lavare prima, però io lo metto in un punto, appoggio e non lo sposto. Cerco di fare anche una cosa abbastanza centrata. Ok. Andiamo a occhio. Spesso io e gli amici da casa dico che vanno messi a sentimento i colori, gli stencil, quindi anche a volte sarà perfettamente preciso. Ora farei anch'io a sentimento. Ora fai vedere a casa com'è facile quando c'è una superficie piatta. Vai, va bene, ancora di pasta. E basta. Per sì, tutto. Tu prendi in striscia con calma, vai tranquilla. Proprio strisciala. Ok. Bravissima. Se non basta te la aggiungo io.
prendila. Bravissima. Ora spatola in là. Usa un pochettino di più la punta. Ah, per farlo entrare. Bravissima. In questo modo è più facile, non hai problemi di leggerezza, okay. Sai, non è che qua devi fare attenzione se calchi o se non calchi. Bravissima. Visto com'è facile? È con una superficie piatta. Un altro mondo. Brava. D'ora in poi solo sedie piatte. Ma abbiamo fatto vedere tanto a casa dove può essere la difficoltà. Ci voleva. Un po' di... Guarda, proviamo a fare così, guarda, facciamo così. Ah, basta? Allora, sì. Lo spatolo via. Tac. Ah. E lo spalmo. Ok. Tac. Ok. Così vedrai che ti basta. Facciamo anche capire che serve pochissimo prodotto, non ne serve molto. In modo che non... Come mi dicevano prima, ha detto una bellissima idea, si possono fare anche delle pareti, quindi una persona deve anche un attimino pensare che per una parete c'è un costo magari di due barattoli. Non è eccessivo il costo, però si può fare una bellissima tappezzeria senza spendere molto. Bravissima. Mi sembra di aver fatto tutto. Che dici? Sì, alziamo. Beh, direi decisamente molto 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 meglio. Qua in qualche punto non meglio. Si vede così perché era sporco lo stencil. Però tanto poi noi dopo lo copriremo, certo, con la pittura e non si vedrà la base, ok? Però okay. È venuto molto molto, sì, meglio, sì, vero? Sì, sì, è più facile. Decisamente sì. Allora, adesso noi ritocchiamo l'altro stencil di prima, lo rifacciamo in modo che venga perfetto anche quello e poi partiamo con la colorazione. Eccoci qua. Lo stencil è bello secco, l'ho messo ad asciugare vicino a una fonte di calore, perché ricordiamoci sempre, quando è umida la temperatura, quindi quando siamo verso novembre, dicembre, gennaio, temperature più umide, è sempre bene farsi aiutare da una fonte di calore, una stufetta, un termosifone, okay, per velocizzare anche la situazione. Le sedie, come certi mobiletti un pochettino particolari con delle gambettine piccole, è sempre bene partire gambe all'aria. Cosa ne è? Facciamo subito la parte più scomoda, la parte sotto, appoggiate un tavolo in modo che non facciamo fatica con la schiena e non facciamo danni. Perché? Perché alcune colature, alcuni imprevisti possono proprio succedere quando si lavora in modo scomodo. Più sei scomoda, più lavori male. Okay. Okay? Ragazzi, mi raccomando, ricordate sempre che è vero, Magic Paint aggrappa su tutto. Quello che dico sempre è che prima bisogna solamente sgrassare. Noi l'abbiamo fatto stamattina insieme, appena siamo arrivati, tra un caffè e un altro. Acqua calda, bicarbonato, ammoniaca, ok? E abbiamo sgrassato bene e sciacquato bene. Ovviamente tutto aggrappa su Magic Paint, ma se la vostra sedia dovesse scrostare perché ha quattro mani di vernici vecchie, Magic Paint non ci può fare nulla perché si attacca a quella vernice, però se quella si scrosta via, in quel caso dovreste assolutamente carteggiare le giornate. Le nostre sedie non sono belle, ma non scrostano, quindi partiamo. Io ho scelto un Sunset Blue, che è un blu petrolio tendente al grigio, molto coprente. E io un verde elegante, come dice Elisa. Sì, il Royal Green è uno dei miei colori preferiti, cioè io poi amo i verdi tantissimo, sono proprio una green io. E entrambi sono due colori fichissimi perché coprono tanto, tanto, tanto. All'inizio dei nostri video, qualche mese fa, avevo fatto proprio una selezione in cui parlavo della densità, perché ogni colore Magic Paint ha una densità diversa. Questa è proprio una peculiarità delle pitture buone, lasciatemi passare il termine, perché? Perché la pigmentazione necessaria per avere una buona copertura cambia tantissimo in base al colore, infatti se voi prendete per esempio il rosso, il Love, è un colore molto bello, profondo, ma ha tantissimi pigmenti in più, è molto più denso, se mettete lo stecchino dentro il Love rimane così, perché è un budino, ok? Anche il Sunset Blue ha una sua buona densità, il Royal Green leggermente, vedi? Piano piano si sta chinando. Questo perché? Perché non tutti i colori hanno la stessa densità. I bianchi, per esempio, che hanno un po' meno pigmenti, perché per un'antonomasia è così, sono leggermente più fluidi, ma di poco, ok? Il trucco per fare un buon lavoro è usare poca pittura, soprattutto quando si hanno molte astine come nelle sedie, perché non sono mica facili da fare. Poca pittura e stesa bene. Quindi forza, ma lei ne ha, perché essendo una velista assolutamente non può permettersi di avere il polso debole, anzi quando ti ritrovi col mare
incavolato e tu sei lì che devi portare la barca, non penso che puoi tanto stare a giocare. Però, no, non ecco. Posso stare lì con no. Anzi, poi lei c'è anche la micia, è la micia femmina, vero? È un micio maschio, però non mi aiuta tanto. No, ho seguito l'altro giorno dove tu eri lì che lo stavi stalkerizzando e lui faceva finta di non guardarti, è bellissimo quel video. Comunque, quindi c'è anche il gatto sopra, non è come una cosa che dici, vabbè, devo fare attenzione. Sia mai. Però poi promettimi che un giorno vieni sulla mia barca e facciamo qualcosa insieme. Sì, sì, sai che è già una cosa che dobbiamo fare, ho già parlato di questa cosa. E bisogna farlo. Voglio. Bisogna farlo, solo che è arrivato Mickey, proprio un bimbo di pochi mesi, quindi vabbè, ci organizziamo. Ci organizzeremo. Se estate lo facciamo. Allora, partiamo insieme. Questo lo posso mettere qua in mezzo. Dove, dove sei comoda? Ricorda sempre che più lavori comoda, più lavori bene. Come ti piace? Ti do allora, no. Quando aprite, mi raccomando. Legnetto e girare, mai ciclare, perché si creano bolle antistetiche e comunque non serve a nulla, perché essendo appunto molto molto densa Magic Paint ha bisogno di avere un aiuto nella miscelazione con un legnetto. Voi lo aprite bene e girate anche un po' di minuti. Fare così anche sul fondo. Bravissima. Anche il fondo. Sì, perché questo barattolo probabilmente l'ho già aperto e usato un po' di volte, quindi può essere che abbia un pochettino di fondo. Non sono barattoli diluiti, e come dico sempre Magic Paint aggrappa bene in prima mano quando è steso puro, ok? Perché vedete, questa appunto è una superficie lucidina e quindi ha bisogno di pittura pure. Quando si parte, pennello, si incorpora un pochino di pittura. Io copio. Brava. Dopodiché io scolo totalmente dietro, quindi incorporo pittura, scolo totalmente dietro e davanti scolo un pochettino lo tengo. Ecco qua. E partiamo. Ricordatevi sempre che la prima mano, appunto, stesa tirando, poca pittura, perché io non voglio vedere le gocce. Con tutti gli errori che possiamo fare, la goccia che cola è proprio il più bruttino e antiestetico. Perché basta semplicemente fare con qualche accortezza, passare di nuovo sopra e la goccia la eliminiamo. Quindi, mi raccomando, vedete, io non ho più preso colore e sto ancora scaricando. Io mi sa che ne ho messa troppo poca. Vero? Sai cos'è, Marianna? I nostri pennelli funzionano bene se tu lo prendi dalla ghiera, dal fondo, è qua. Ah, bravissima. Troppo in alto, va bene. Sì, perché se lo prendi troppo in alto ti stanca il polso e riesci a far attaccare male il colore. Invece se tu hai la presa dal basso, okay, riesci assolutamente a far attaccare bene il colore e la tua pressione dalla ghiera è migliore, sì. Dopodiché è un divertimento anche, non è un lavoro. Spesso si ricolora anche per relax, quindi non prendetela assolutamente come una cosa da impostazione assoluta. Dovete anche rilassarvi, divertirvi e far sì che sia anche un qualcosa di bello da fare. E, oltre che a salvare pezzi, può essere anche un hobby. Ci posso ripassare su più volte che non succede niente? Ricordatevi sempre che Magic Paint asciuga in fretta, quindi nel momento in cui vedi che inizia contro luce ad asciugare è meglio non ripassare, altrimenti invece di colorare state togliendo. Ma quindi se rimane un po' che non è tutto coperto? No, è solo la prima mano. Con la seconda okay, mano perfetto. Faremo assolutamente una copertura molto più bella e omogenea. Sì. Come va? Bene, bene, mi diverto. Ecco, è questo che volevo sentire. Perché se è solo un lavoro, guai. No, deve essere una cosa comunque divertente e rilassante anche. A me piace un casino poi avere una cosa fatta da me alla fine. È una cosa che dà una soddisfazione pazzesca. Vero. Perché sarebbe molto facile andare in un qualsiasi supermercato al giorno d'oggi e comprarsi sedie nuove, perché non fai fatica, ormai ci sono anche ottimi prezzi, non è che devi sempre spendere una fortuna. Però non è quello, infatti. Poi vuoi mettere questo mio mastello, sono un pezzo antico, a volte sono anche un pezzo di famiglia, assolutamente da salvare. La prima mano, ragazzi, non deve essere per forza super coprente, mi raccomando, l'abbiamo già detto. Deve essere prima di tutto una base che consente l'aggrappaggio della seconda. La seconda sarà la mano definitiva, perché con questi due colori molto profondi e molto pigmentati non sarà assolutamente il caso di dare un'altra mano. Usiamo pochissimo colore, pochissimo. Quando finite il lato gambe all'aria e girate la sedia, mi raccomando attenzione perché ci sono dei punti ovviamente ciechi che non avete visto, tipo questo. Bravissima. Vedete, è tutto normalissimo, quindi ora si prenderà pochissima pittura
perché prendo un po'. Sì, un pochino. E poi tiri bene in modo che non ci siano sempre gocce, però si va a coprire in modo ovattato tutta la superficie. La seconda mano sarà la finitura, la copertura totale, e non avremo gocce in questo modo, ok? Bisogna avere un po' di pazienza perché le sedie veramente sono insidiose, perché tutte queste bacchettine, queste intersezioni, questi angoli creano spesso una goccia anche facendo molto molta attenzione. E adesso passo bravissima per lungo. Bravissima. È sempre molto importante togliere il difettino, esatto, ma poi dopo allungare la pennellata in modo che sia liscia, fluida, nella lunghezza che abbiamo da colorare. Volevo farvi vedere come viene bene la seduta ricolorata. Mi metto così, almeno mi vedete. Non prendete troppo colore, non serve. Ma qui se rimane qua. Sì, devo lì cosa di fare. La superficie deve essere completamente coperta. Ora partiamo, vi voglio far vedere qua com'è bello lo stencil una volta coperto. Mi raccomando, usate il pennello anche in modo circolare e coprite bene 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 tutta la base. Come vedete non ci sono problemi di aggrappaggio, né dove c'è la base un pochettino più rovinata, usurata, e quindi il legno un pochettino più vivo, più grezzo, né dove c'è ancora la lucidità. Ovviamente io ho lavato bene, quindi ho tolto via eventuali pezzettini che sarebbero potuti staccarsi, ma questa superficie è molto 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 solida. Vedete? Con una passata copro tutto, sia la parte più lucida che la parte più grezza. Come sempre si fa il pezzettino, quindi si fanno gli eventuali segni, le rimarcanze, si tolgono i difetti e dopodiché si allunga in modo che la superficie sia sempre bella, liscia e senza colature nei lati. La prima mano è completamente essiccata. Io ho messo le seggioline di nuovo ad asciugare vicino a una fonte di calore, vicino a una stufetta. Mi raccomando, ricordatevi che se non volete lavare il pennello tra una mano e l'altra, lo potete chiudere in una pellicola, bello stretto, in modo che non entri nell'aria. E ora che è ora della seconda mano, basterà aprire e possiamo tranquillamente utilizzare il nostro pennello senza fare tanti lavaggi. Ne laveremo solamente dopo la seconda mano. Giriamo bene la pittura, perché ovviamente sono passate alcune ore da quando abbiamo aperto il barattolo, è importantissimo sempre tenere bene la pittura omogenea e miscelata, e poi si parte, si riempie di nuovo il pennello. Ricordate che non bisogna fare gocce, quindi anche in questo caso la pittura è sempre pura, perché su questa sedia non è il caso di mettere pittura diluita, in quanto coprirà benissimo la pittura pura. Tenete il pennello dal basso, mi raccomando, perché tante volte mi dite: ma la pittura è troppo densa, l'ho diluita. Voi non vi rendete conto che non è la pittura essere densa, ma siete voi che avete o il pennello sbagliato, quindi non tozzo, non spesso e non un pennello giusto per Magic Paint, o la tenete da qua, quindi tenendola da sopra non riuscite a stenderla. Il problema a volte uno si fissa, dice la pittura è troppo densa, non riesco. Non è un problema di pittura, è un problema di tenuta del pennello. Quindi non bisogna avere un pennello grande, ma un grande pennello. Questo claim degli anni 90 rimarrà nella testa di tutti. La mia età. No. Io anche lo dico sempre, figurati. Che età. Partiamo come prima, sempre con una bella aria, in modo da togliere tutti gli ultimi difettini. E mi raccomando, ragazzi, questa qua è l'ultima mano che diamo, perché due mani sono più che sufficienti come Magic Paint, ok? Proprio nel caso faceste le sedie bianco soffio, che è il nostro bianco ottico, in quel caso potrei concepire qualche ritocchino in terza mano, ma proprio poco. Ora ci divertiamo, noi ci rilassiamo, diamo una seconda mano, che la seconda mano, Marianna, vedrai, è quella che toglie tutti i difetti. Toglie tutto, è proprio la mano liberatoria, perché sembra di essere brava. Brava, bravissima. Invece la prima mano è quella delle magagne, perché è quella che devi fare attenzione a non fare la goccia, devi fare attenzione a non fare qua. Mettila comunque sempre poco, tira bene la pittura, in modo che non facciamo gocce in questo modo, cioè in questo momento, perché poi da togliere sono dure, bisognerebbe poi carteggiare, ok? E via!
seconda mano non si capisce mai dove hai già dipinto e dove no, magari prendi... Dovresti solo vedere un pochettino magari dove è lucida la pittura, sì. Posso copiare? Devi. Com'è che dice sempre Stefano? Chi imita è banale, chi copia invece è inventiva. Perché non è facile copiare e no. dare un apporto in più. Picasso, Docet. No? Esatto, e perché è così? Perché invece chi si occupa semplicemente di imitare, poi dopo si ferma lì. Marianna, tu non lo sai, ma sei stata fortunatissima. Questo secondo me è proprio quello che ci mancava per far sì che il nostro restyling fosse perfetto. Voi adesso lo vedete, perché in tutta questa zona qua sono uscite delle crepettine di craquelé bellissime. Ed è un craquelé autentico, originale. Io non ho messo il liquido craquelé Magic Paint sotto. Le vedi? Sì, bellissime. Qua sono belle grandi. Qua anche. Qui è tutta una screpolaturina piccolina che sembra quasi una corteccina di albero. E qua nella gambetta, in tanti piccoli punticini, ci sono tutte queste screpolature. Perché sono venute? Possono venire per diversi motivi. Pittura troppo spessa, ma non è il nostro caso, perché lei l'ha tirata benissimo. Io anche in qualche punto ce l'ho, dopo vi faccio vedere. Smottamento di caldo e freddo, quindi, che ne so, sto pitturando al caldo, lascio tutta la notte la sedia qui, la temperatura va sotto zero, il giorno dopo entro, riscaldo, questo smottamento caldo-freddo può far sì che la pittura crepi. Oppure Magic Paint è una pittura molto densa, viene applicata su fondi vecchi, tipo impregnanti o vecchi protettivi, e automaticamente la pittura che c'è sotto fa sì che si screpoli la pittura data. Quindi è un effetto bellissimo, sembra veramente, veramente originale. Quindi non ci devo andare su adesso. Ma adesso sì, la seconda mano gliela diamo. Sì? Sì, perché tanto la crepa uscirà di nuovo. No. Infatti è una domanda che mi fate molto. Ma se mi esce il craquelé e non mi piace e ci passo un'altra mano di vernice, lo tolgo? No, quasi sempre riesce. Quindi se tu non volessi questa parte di pittura usurata, dovresti carteggiare tutto e ripassare. Infatti il craquelé non viene su superfici grezze, quindi superfici che non hanno vecchie pitture sopra. Ma noi lo vogliamo. Noi lo vogliamo, perché abbiamo una finitura molto vintage su queste sedie, quindi a noi piace un sacco. Però ricordatevi sempre una cosa, ci sono anche quelli che dicono nel dubbio io carteggio così non mi esce il craquelé. No, ricordatevi che può uscire il tannino. Non l'ho fatto con te questo video, quindi non lo sappiamo qua. Però il tannino è il legno che respira, quindi in superficie salgono delle macchie alonate, più scure, certi legni sono più tannici rispetto a altri e possono essere anomale queste macchie. Ti dirò, io quando faccio questi restyling dove vado un attimino ad usurare, ad anticare, adoro anche il tannino, perché questi aloni fanno proprio sembrare la pittura ancora più vecchia. Quindi non tutto ciò che può sembrare un difetto della colorazione lo è, perché sono tutti aggettivi che poi dopo vanno a portare un restyling su una... sul livello superiore, perché sembrerà veramente il craquelé screpolato ad hoc fatto apposta sulla nostra pittura, oppure l'alone creato per anticare, sembrano tutti quanti fatti apposta. Non tutto il tannino viene per nuoce. Bravissimo. Adesso passo la seconda mano sull'ultimo pezzo. Come vedete già la prima mano ha coperto veramente molto 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 bene, però una seconda mano gliela do, così. Per definizione. Anche tu sei arrivata lì? Bravissima. Circa. Perfetto. Noi poi la mettiamo a asciugare davanti alla nostra stufetta e una volta finito passiamo al prossimo step, che è l'usura. Marianna, quanto sarà passato dalla fine della seconda mano? Un'oretta? Massimo, forse anche meno. Abbiamo messo la nostra sedia ad asciugare. Vigino, io ho una fonte di calore, mi raccomando. Non a dicembre, non a novembre, lì al freddo, da sola, spaurita la sedia, no? Vicino a fonti di calore. E mi ci ero messa anch'io. Anche lei che è più dolore. Adesso è arrivato lo step più bello, secondo me, perché è l'usura. Sì. Vi dovete munire di una spugnettina abrasiva
con una grana molto 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 fine, perché le spugnettine abrasive con la grana più grezza vanno solamente a graffiare e noi non vogliamo un'usura graffiante, vogliamo un'usura che sembri realistica. Partiamo con l'usurare i bordi, i punti in cui il tempo avrebbe usurato e ovviamente il nostro stencil a rilievo fatto col mandala. Partiamo. Faccio anche su questo di bordo. Bravissima. Tutto ciò che è esterno. Divertente. Perché è una cosa bella questa? Perché oltre che ad ottenere un restyling bello, usurante e tutto, se avete qualche piccola imprecisione, tipo qualche gocciolina, la potete eliminare. E quindi il fatto che si possa fare un piccolo decapè è molto di aiuto anche chi è inesperto e chi ha fatto qualche piccolo, ha creato qualche piccolo difetto. Ogni fatto a persone o fatti avvenuti è puramente casuale. Capita a tutti e capiterà, perché anche a me capita un sacco di volte quando sono stanca che dipingo, che non controllo bene, capitano le gocce, capita sempre. Con la spugnettina abrasiva andiamo anche sullo stencil e guardate qua. Oh, questo è fantastico. Beh. Vi tenete vicino un panettino di microfibra umido, strizzatissimo. Lo usiamo per togliere la polvere. Qua. E anche qua. Bello, bello anche il tuo. Sono bellissimi questi colori fatti con questa tecnica, perché è proprio quel piccolo effetto boh chic che io adoro. Fammi un po' togliere. Mi raccomando, il panno tenetelo vicino, perché è importante, perché togliendo la polvere capite realmente quanto avete antichizzato. Ovviamente deve essere molto strizzato in modo che non andate ad inumidire troppo la pittura sottostante. Ricordate anche che se inumidite la base con la spugnettina inumidita, andrete a carteggiare poi in modo più facile, più veloce, ok? Quindi andrà via più velocemente la pittura. Non deve essere per forza tutto scartavetrato al grammo in modo che esca tutto il disegno perfetto, non impazzite, è bellissimo così. Cioè, per quanto mi riguarda è bellissimo questo vedo non vedo molto delicato, molto armonico, ok? Inoltre, un plus, Magic Paint quando viene leggermente scartavetrata, carteggiata, con una grana fine, diventa velluto. Adesso proviamo insieme, la passiamo sulla seduta. Sì. Poi passiamo il panno, sì. E passiamo poi la mano, sentirai che è velluto. Okay. Poco, eh? Perfetto. Con la mano sentirete che velluto è. Ha perso totalmente quella parte... Un pochino. Brava. Quella parte ruvidina ed è uscito fuori una vellutatezza speciale. Ovviamente bisogna usurare in tutti i punti in cui il tempo avrebbe usurato. Qui. Wow, bellissimo. Bello, brava. Qui. Per fare una fatica, la spugnettina abrasiva, farla roteare così. Ah. Vedrai che usura senza far cioè circolando? No. Sui bordi, eh? Sì. Anche qua? Sì. Io l'ho passata leggermente così anche. Ah. Questo è tutto, quindi. Sì, su tutti i bordini. Su tutto
tempo ha posato la sua usura. Qua per esempio abbiamo appoggiato un piede, qui appoggiavamo la manina, qui per caso ha sfregato contro il muro. Qui ci ha fatto rendere il gatto. Perfetto. No, deve essere una cosa un po' pensata, nel senso che l'usura deve avere un perché. Non si può usurare a caso. Io ho pensato al gatto. Perfetto, giustamente. Vedi? Infatti io in questo braccio ho un muscolo. Siamo arrivati all'ultimo step, la protezione. Perché mi gipente fighissima. Morbidissima. Però deve essere sigillato. Come si sigilla? Si sigilla in base alle vostre necessità, anche se una sedia, un tavolo, una cucina, delle porte, un mobile da bagno, che hanno un'usura dove lavi con uno sgrassatore più spesso, è giusto proteggerle con un protettivo liquido un pochettino più resistente. Okay. Se tu invece avessi una sedia in una camera da letto, diciamo, dove non c'è comunque l'unto della cucina, o in uno studio, dove non è sottoposta a un'usura elevatissima, puoi anche proteggere a cera. Mi raccomando, però, se stai in cucina, protettivo liquido. Il protettivo liquido, come vedi, è trasparente, e c'è di due tipi, lucido e satinato. In questo caso l'ho preso satinato. Se volete renderlo un pochettino più opaco, ci mettete dentro un goccino di colore, ma pochissimo, una puntina, proprio il colore. Io non lo faccio perché avendo lo stencil non voglio tonalizzarlo, ok? Mi raccomando, ricordatevi che c'è in due formati, 500 grammi e 250 grammi. È fondamentale una cosa però, diluirlo con acqua, mai stendere il protettivo puro. Si diluisce pochissimo, un 15-20%, non di più. Non di più perché altrimenti andate a rompere la struttura del protettivo e non farà più il suo lavoro, cioè non servirà più come protezione. Lo ucciderà, ma non servirà a nulla, ok? È importantissimo. Ora, io ne ho ancora poco qua dentro perché l'ho sempre usato nel tempo scaraffandolo in altri punti. Siccome adesso tra queste due sedie e altre che devo farne lo finirò, faccio che diluirlo. Per me un 20-15% sono a occhio, sono circa un cucchiaio in questo caso. Ecco qua. Ora ho fatto due scodelline, perché? Perché noi passeremo il protettivo a spugna. Questa spugnatina ovviamente la troverete in vendita dai rivenditori Magic Paint e sul sito di Zirom, l'unico sito italiano che vende Magic Paint, non c'è su Amazon, mi raccomando. Fate attenzione a una cosa, faccio due scodelline perché? Perché lei ha il verde e io ho il blu. Quindi usassimo la stessa ciotolina andremo a fare una miscelanea di colori e quindi non lo voglio. Oltretutto, perché ho deciso di usare la spugnettina? Perché si evitano le gocce. Perché voi la spugnettina in tutta serenità la passate sulla struttura con calma, sulle bacchettine, davanti e dietro, e non avrete quest'ansia che invece crea il pennello della goccia, perché ne mettete troppo. La spugnettina imbevete, strizzate, e ne passate pochissimo, un velo. Faremo due mani, prima una, poi l'altra, basta, fatto, finito. Ok? Perfetto. Partiamo. Un goccino a te, poi se ne vuoi, è qua. Un goccino. Un goccino. Ce la prendiamo quando ci serve e dopo spezzo così al volto. Faccio così almeno da casa mi vedo. Anzi, dopo questo, anche un buon odore. Bene, partiamo sempre come se avessimo steso col pennello in questa direzione. La cosa bella è che ora vedete il vero colore. Perché prima carteggiando con la spugnettina abrasiva abbiamo un pochettino impolverato il tutto, quindi vi sembrerà più secco, più opaco il colore. Ora passando il protettivo andiamo finalmente a tonificarlo e sarà veramente bello vivace. Guardate com'è facile con la spugnettina e inoltre
assolutamente non andate a fare colature. Mi raccomando, è importante non ripassare dove siete già passati, quindi ora abbiamo steso bene il nostro protettivo. Andiamo da un'altra, parte e qua non ci passo più. Io un pochino sono ripassata, ma poco poco. Ah, non importa. L'importante è che adesso, vedete, contro luce, si sta già asciugando, inizia già a vedersi qualche alone di asciugatura. E quindi in questo caso, in questo momento, è meglio non passare più, ok? Devi cercare di essere, Marianna, più omogenea possibile. Nel senso, quando passi, tutto uguale. Ok. Vedi? Tu cioè, l'hai già ripicciato? No, ancora no, perché ancora vedo che ancora, ancora sta bagnando. Cioè, quando è una superficie lucida, bagnata, io non puccio, non faccio la puccetta perché mi piace... Comunque se vedo che non ha bagnato posso ripassare. Certo. Ok. Fai benissimo Mariana a farmi le domande perché da casa magari vorrebbero farmele. Le fai. Ma non c'è la telefonata da casa. Cioè. Però noi facciamo anche delle dirette su Facebook molto carine e le persone da casa spesso possono interagire. Secondo me le dirette sono proprio belle per questo motivo, perché a volte da casa avrebbero da chiedere delle cose sul video che stai facendo. Ah. Anche qua su YouTube le ho fatte un po' di volte, delle dirette, sono sempre molto interessanti. È fantastico stendere la protezione con la spugnettina, anche perché la protezione viene stesa veramente in modo leggero e sottile, e quindi vi rendete conto di quanto poco prodotto state utilizzando. Non fate gocce, non avete sprechi, asciuga in fretta e... Ovviamente sarà necessario dare un'altra mano, perché non basta assolutamente una. Io dico sempre che su tavoli, sedie, cucine è fondamentale dare almeno tre mani. Se ne avete stesa molto poca, perché vedete io non ho ancora preso protezione, se ne avete stesa molto poca, date anche una mano in più. L'importante è che voi siate sicuri come l'avete passata. Strizzo bene bene. Brava. Anche questo restyling è finito. Ti sei divertita? Sono molto molto soddisfatta. Mi sono divertita tantissimo. Non vedo l'ora di fare delle cose. Ti sei rilassata un po'? Sì, mi piace molto di più. Perché quando stendi è una roba che ti mette in pace col mondo. Ti sembra che tutta te stessa si stende insieme. Una specie di stretching. Vedi che non sono l'unica matta a pensare che... No. Oltre che a fine giornata sei stanca, sì, ma una stanchezza rilassante che è un balsamo. È la stanchezza che si prova dopo aver nuotato. Una soddisfazione, sì. Sai che ti sei fatta del bene. Sì, sì, sì. Quindi non è solo restyling, è anche proprio una cura per se stessi, lo dico sempre. E un sacco di ragazze che ci seguono sul nostro gruppo su Facebook, andateci anche voi, I Love Magic Paint, dove potete fare dei post del prima, del dopo, chiedere consigli, chiedere aiuto... confermano il mio modo di pensare, ovvero che il restyling non è solamente un'utilità, cioè una cosa che serve, è proprio una terapia. Yes. Quindi ti aspetto qua da me per un altro restyling, mi raccomando. Facciamoglielo ancora vedere cosa abbiamo fatto, sì. Perché io sono veramente soddisfatta. Lo stencil imperfetto che alla fine è perfetto, quindi ricordatevi sempre, se avete superfici disomogenee con abballamenti, è bene fare uno stencil per ravvivare la superficie, per renderla più, diciamo, protagonista. Usate la pasta materica, copritela col colore come ho fatto qua io, e dopodiché grattate con una spugnettina fine. Uscirà fuori un disegno che sembrerà quasi uno stucco antico, leggermente non perfetto, ma è proprio questo il bello. La disomogeneità di questo stencil lo fa sembrare veramente perfetto. E poi è divertente grattare laddove ti puoi immaginare allora. Esatto. Mio nonno ha appoggiato i piedi qui, allora gratto i due piedi di mio nonno. E per questo motivo, uno è divertente e poi non si buttano via le cose che comunque per noi hanno veramente un valore affettivo, esatto, enorme. Oltre che, vabbè, l'utilità, ma il valore affettivo. Ok? Grazie. Salutiamo? Saluta i miei amici del canale. Ciao amici del canale. Al prossimo restyling. Ciao. Ciao.